proprie del tempo. Una lezione di vita dal nonno. In una calda giornata d'estate, Luca e Sofia si trovavano nel cortile di casa, seduti accanto al loro amato nonno, osservando con curiosità il suo viso segnato dalle rughe. Le rughe formavano un intricato labirinto di solchi sulla pelle del nonno, una mappa dei suoi lunghi anni di vita e delle sue esperienze. «Nonno», chiese Sofia con voce dolce, «perché hai così tante righe sul viso?» Il nonno sorrise affettuosamente ai suoi nipotini e rispose, «Ah, le rughe! Sono come le tracce lasciate dal tempo, ognuna racchiude una storia da raccontare». Luca e Sofia guardarono il nonno con occhi curiosi, desiderosi di conoscere il significato di ogni ruga incisa sul suo volto. Il nonno cominciò così a narrare, trasformando il cortile in un teatro delle sue memorie. «Guardate qui», disse il nonno, indicando una ruga profonda sulla fronte. «Questa ruga è nata quando ho lottato contro le difficoltà della vita, è il segno della mia determinazione nel superare gli ostacoli». I bambini ascoltavano rapiti, affascinati dalle storie incise sul volto del loro nonno. «E questa qui?» chiese Luca, indicando una ruga sulle tempie del nonno. Il nonno annuì, un velo di malinconia nei suoi occhi rugoso. «Questa ruga è il ricordo di una perdita dolorosa, quando ho detto addio a una persona cara. Ma anche nei momenti tristi, ho imparato grandi lezioni di vita». Con pazienza e saggezza, il nonno continuò a raccontare, trasmettendo ai suoi nipoti l'importanza di accettare le rughe come parte della propria storia. «Le rughe non sono segni di debolezza, ma di forza e resilienza», disse con fermezza. «Sono come le pagine di un libro che raccontano chi siamo e cosa abbiamo vissuto». I bambini guardano il nonno con occhi pieni di ammirazione e rispetto, imparando una lezione preziosa quella giornata, che la bellezza non risiede solo nell'aspetto esteriore, ma anche nelle esperienze e nella saggezza che si accumulano nel corso della vita. E così, mentre il sole tramontava lentamente all'orizzonte, Luca e Sofia abbracciarono affettuosamente il loro nonno, riconoscendo la bellezza delle sue rughe e l'amore infinito che emanava da ogni linea incisa sul suo viso. E nella quiete del tramonto, il cortile fu pervaso da un senso di pace e gratitudine, mentre i racconti del nonno continuavano a fluire come un fiume di saggezza e amore.